Amici di Onda Libera TV, siamo a Fano, nella chiesa di San Leonardo, dove eh, c'è un, un mercatino eh, tutto particolare. Eh, siamo qui con Ishi Nagi che è la responsabile del... Eh, ecco, di, dici... tutto. Dici. Allora, salve a tutti, io sono Ishi, sono responsabile e coordinatrice delle botteghe dell'area nord della cooperativa sociale Mondo Solidale Onlus. E... Che scopo ha questa cooperativa? Allora, lo scopo è quello di promuovere un commercio eh, di tipo alternativo, eh, nel senso che eh, a differenza di, del commercio tradizionale promuoviamo il commercio ecosolidale. Di che cosa si tratta? Il commercio mh, ecosolidale, già dalla parola cum merce viene dal, dal, cum merx viene dal latino e vuol dire mh, ciò che è assieme alla merce. E dietro c'è tanto altro, non abbiamo soltanto uno scambio, ci sono dei rapporti personali e ci sono dei bellissimi progetti e da qui ci leghiamo al concetto di equo e solidale, dove per equo intendiamo il prezzo equo che deve essere garantito ai produttori, agli artigiani e ai vari produttori legati al commercio eco solidale ed è un prezzo che deve garantire loro una vita dignitosa. Permette quindi di poter lavorare, sopravvivere e so soprattutto mantenersi all'interno dei loro posti, quindi senza dover eh, poi emigrare. Poi c'è il concetto di solidarietà: nel senso che ehm, il commercio equo-solidale ehm, desidera ehm, tenere dei rapporti assieme ai, ehm, ai vari produttori. In maniera che eh, si, creino, si creino poi delle relazioni con queste mh, persone che vanno al di là del, della logica del commercio tradizionale di profitto. Quindi nel momento in cui ci sono ad esempio delle problematiche si tende a, ad aiutare queste persone. Eh, un bellissimo progetto in corso può essere, ad esempio, quello del Caffè e il Bosche, dove purtroppo in, in Guatemala la cooperativa Nuova Speranza dall'anno eh, dall scorso insomma, questa problematica dell'emergenza roia. Ovvero... Un fungo che è andato ad intaccare le varie piantagioni. Quindi è stato necessario bruciare tutte queste piante di caffè e si sono ritrovati in un problema serio. E dunque, per poter venire al loro incontro ehm, è stata attivata una campagna di sostegno attraverso varie iniziative, ad esempio, eh, una è quella della vendita di piantine. Abbiamo qua in bottega delle, delle piantine di vario tipo e il, il ricavato andrà interamente devoluto a questa campagna. Un altro progetto molto carino è anche quello delle calze della Befana dove praticamente le nostre volontarie hanno cucito con l'aiuto con cui viene importato il caffè e il bosco dal Guatemala delle simpatiche calze. E anche qua il ricavato delle calze andrà interamente eh, devoluto per la campagna a sostegno di, dei piccoli ehm, coltivatori di caffè. Bene, quindi allora è, è un sistema di produzione e di commercio che si stacca nettamente da quelle che sono le logiche delle grandi filiere, del grande mercato. multinazionali multinazionali. Esattamente, esatto. proprio questo, siamo mh, completamente differenti. Il nostro scopo è quello di valorizzare le, le persone, quello di eh, andare contro le logiche di sfruttamento sia dei bambini che delle persone, ma anche dello sfruttamento proprio della, quindi, della terra. Delle niente risorse. marketing. <ride> E eh, eh, questo qui avete organizzato qui a San Leonardo il mercatino di Natale, praticamente delle feste di Natale, Com'è è andata quest'anno? Quest eh, C'è stato un netto calo rispetto agli anni scorsi, però è un calo che riscontrano tutti i commercianti, purtroppo la crisi è presente eh, eh. e le problematiche le vivono tutti i commercianti e non soltanto, quindi... Pure il commercio equo, sì. Beh, la vostra cooperativa è diciamo, a livello regionale, esatto. in, in tutte le marche, esatto. e avete dei punti fissi in, in vari posti. Sì. Qui a Fano dov'è il vostro punto allora, vendita? È nel corso numero 44. Durante il Natale invece affittiamo delle, delle chiese, dei posti quindi molto suggestivi, e dove ci allarghiamo, per così dire, e vendiamo mh, molti più prodotti.